Dopo che l'Autorità Nazionale Anticorruzione avrà dato parere al quesito posto sul codice degli appalti, al Comune di Gela potranno partire gli interventi di manutenzione su strade, scuole, edifici comunali, verde pubblico ed edilizia cimiteriale per un importo che oscilla tra i 2 e i 3 milioni di euro. Lo ha annunciato l'assessore comunale ai lavori pubblici Flavio Di Francesco al Consiglio Comunale. Intanto l'ufficio manutenzione, retto da Angelo Scudera, in queste ore è impegnato in varie zone della città sul fronte della scerbatura e della cura del verde pubblico. Lavoratori dell'ex reddito minimo di inserimento e unità della GELAS stanno operando anche negli spazi esterni delle scuole cittadine. Interventi quasi terminati nei pressi del primo istituto comprensivo a Sette Farine e ad Albani Roccella. Prossimi interventi sono previsti all'istituto Nicholas Green. Stiamo intervenendo su alcune scuole di periferia, tra cui Albani Roccella, dove abbiamo un importante evento giorno 6 della Protezione Civile Nazionale, in cui saranno coinvolti vari enti, tra cui Vigili del Fuoco, Forestale, enti comunali, quindi sarà un evento molto importante, due soli eventi nella provincia di Caltanissetta, quindi siamo intervenuti con il rifacimento dei piazzali esterni, della pulizia del verde. Devo dire che la scuola adesso è anche la dirigente scolastica, la professoressa Marchiciana, era molto molto contenta, perché veramente abbiamo fatto degli interventi importanti, abbiamo riqualificato con una scuola di periferia. Siamo intervenuti anche nella Sette Farine, in via Fuentes, dove abbiamo fatto degli interventi con la pulizia del verde grazie agli RMI che lavorano in settore e anche grazie alla GELAS che è intervenuta con i suoi mezzi. Dopodiché interverremo anche nella scuola di via Borromini, dove lì appunto anche lì c'è una condizione abbastanza problematica sul verde, e faremo degli interventi sempre di cespugliamento. La città in genere, come dicevo ieri in consiglio comunale, faremo degli interventi che riguardano le strade, stiamo aspettando appunto alcune note di spiegazione da parte dell'ANAC per quel che riguarda la nuova legge sul codice, insomma, degli appalti, e quindi interverremo con delle gare di manutenzione, quindi dovremo poter spendere tra i 2 e i 3 milioni di euro in lavori di manutenzione. Per manutenzione intendo manutenzione stradale, manutenzione scolastica, manutenzione edifici comunali, edilizia cimiteriale e anche verde pubblico, quindi conto di poter dire con certezza che, insomma, entro quest'anno riusciremo a fare queste gare per poter spendere questi soldi.